Buongiorno, buongiorno oggi è mercoledì 9 novembre, rassegna stampa in breve di Video 33, nuovo appuntamento con la nostra informazione. Cielo sereno su gran parte del territorio altoatesino, la, la conferma ci arriva grazie ad una webcam. Questa è la situazione nella zona di Dobiaco questa mattina alle 6.30. Vedete cielo completamente libero dalle nuvole, atteso comunque un transito di nuvole innocue, assenza di precipitazioni. In apertura di questa nostra rassegna stampa anche un aggiornamento riguardo le elezioni negli Stati Uniti. Sappiamo la sorpresa, la sorpresa del vantaggio di Donald Trump su Hillary Clinton. Clinton la casa bianca è sempre più vicina ai dati. Sono aggiornati alle 6:45. Borse in picchiata. Obama dice qualunque cosa succeda il sole sorgerà, identica apertura ovviamente per il sito online di Repubblica, eh, il sito online di Repubblica che conferma, conferma eh, l'avanzata di Donald Trump, Donald Trump su Hillary Clinton, vedete sempre più vicino alla quota dei 250 grandi elettori per essere il nuovo presidente degli Stati Uniti, queste immagini, questi aggiornamenti le vedete grazie alla collaborazione di Massimo Moro, col suo aiuto diamo un'occhiata all'apertura dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, il Corriere dell'Alto Adige, e Soldi Duello provincia-bolzano, Schuller dice la città ottiene abbastanza, Caramaschi interviene, ci restituiscano 4 milioni di euro. Gli investimenti da parte della provincia in tema di sicurezza nel trasporto pubblico, acquistati 124 nuovi autobus, verranno acquistati nuovi autobus soprattutto ecologici, l'investimento è da 38 milioni di euro. Contromano in tangenziale, tre morti, un gardenese patteggia, due anni la tragedia si era consumata in Trentino. La cronaca cura dell'Alto Adige, i ragazzi sono i nuovi poveri mappa dei senza tetto della Caritas spuntano gli under 25 l'investimento per i 124 nuovi bus da parte della provincia e poi il declino degli italiani, Tomasini dice siamo troppo vittimisti, la cronaca in lingua tedesca a cura del quotidiano Dolomiten, eh, la protesta la protesta subita dall'assessore all'agricoltura Arno Schuller ieri in consiglio provinciale, le operazioni di disinnesco eh, della bomba d'aereo trovata a Bressanone, l'appuntamento la data fissata per il 20 di novembre, come ogni mercoledì L'inserto a carattere economico del Dolomiten, lo stato di salute delle banche altotesine anche in provincia di Bolzano bisognerà ridurre le filiali, ridurre anche il personale, la cronaca a cura del quotidiano Tagest Zeitung, il ritorno del pericolo neonazista, neo eh, la eh, vigilanza da parte delle forze dell'ordine, la situazione in Alto Adige raccontata a pagina 8 e 9. È tutto, vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di Video 33.